È a Ravenna in discarica il primo impianto di Aerambiente in Emilia-Romagna per la produzione di biometano tratto dal biogas dei rifiuti. Il biometano prodotto servirà ad alimentare alcuni autobus della città con importanti benefici ambientali. Questo impianto si innesta in un percorso che il gruppo ERA ed Aerambiente in particolare hanno da tempo intrapreso per lo sviluppo di iniziative sull'economia circolare. Il biometano è uno di quei processi, uno di quei prodotti che meglio rappresentano le potenzialità dell'economia circolare. L'impianto in cui si utilizza da discarica il biogas è importante perché è all'avanguardia. Ancora una volta Ravenna si dimostra all'avanguardia. È un progetto che nasce dall'Europa, Biometer, poi si sviluppa nel 2013 grazie alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna, ad Arter e a una legge regionale e poi una legge nazionale. Va nella direzione della diciamo, riduzione degli inquinanti, del fatto che il trasporto pubblico si adotti di questo biogas non inquinante. Parliamo spesso di economia circolare, ma poi non riusciamo a declinarla anche nei territori. Credo che questa sia una bella dimostrazione dove le pubbliche istituzioni, comuni, le società partecipate danno dimostrazione ai propri cittadini e agli italiani che qui a Ravenna si può. Quanti saranno gli autobus che avranno questo combustibile green? In questo momento siamo in una fase sperimentale, l'impianto è un impianto di dimensioni modeste, è in grado di alimentare questo autobus, però nel momento in cui la produzione aumenterà non c'è alcun lavoro da fare perché i mezzi a metano funzionano benissimo anche con il biometano.